diciamo, di libertà acquisita, sono andato a trovare il mio caro amico Roberto Di Vito, che non vedevo da 2 mesi. Per me è stata la stessa cosa. Mi sono incontrato col mio amico Nando Di Francesco, stiamo facendo un'eccezione e adesso ci rimettiamo a distanza di sicurezza. Buongiorno. Perfetto. Saluto tutta la famiglia. Il primo pensiero di stamattina è stato quello di aver fatto le valigie e scappare dopo 2 mesi a bello sguardo dai nonni, a vedere i nipotini. Eccoli qua. Beh, la prima cosa che ho fatto stamattina è stato quello innanzitutto di respirare probabilmente un'aria diversa, visto che c'è stato questo rallentamento, anzi questo allentamento del lockdown e quindi in un certo qual modo ho ripreso a fare quello che facevo prima che ci fosse questa pandemia. La cosa che ho fatto stamattina, dopo circa 2 mesi, sono stato a trovare i miei genitori e spero che vada tutto bene per me e per tutti. Buongiorno a tutti, oggi inizia la fase 2, ahimè purtroppo ancora senza impegni lavorativi, stamattina diciamo ci siamo dati impegni familiari, siamo andati a trovare la mamma e il papà, abbiamo fatto un passaggio dalla sorella, mia moglie mi ha sequestrato, anzi mi ha indicato dove andare a fare la spesa e altre cose, quindi forse era meglio la quarantena che la moglie. Buona giornata a tutti, salernitani, e in bocca al lupo per tutti. Salve, scusate, pronto? Ah, ciao, no, non esco, no, 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 grazie, grazie, a presto. Dunque, dicevamo, scusate, sì, ciao, no, no, non sto a Roma, sono a Salerno, no, no, non vengo, non vengo, mi dispiace. Allora, accidenti, pronto? No, io oggi non esco. No, non è paura, neanche senso civico, è che non sono sicuro di aver voglia di vederci. Ci eravamo presi una pausa, perché dover rovinare tutto? Uscirò quando ne ho voglia. Ecco, è questo quello che ho imparato da questa crisi, fare solo ciò di cui ho realmente bisogno e voglia.